Ciao ragazzi, bentornati nel canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi torno con un What's in my bag, però particolare perché vi farò vedere due tipologie di borse. Vi farò vedere uno zainetto e una borsa di La Belle Rose, che è un'azienda di borse e accessori accessibili a tutti, diverse fasce di prezzo, ma soprattutto accessibili, perché la maggior parte delle borse costa all'incirca sui 35-24 euro, ecco, all'incirca. Si trovano anche a meno di 40 euro tantissime borse fantastiche, tutte le tipologie, diverse forme, diversi colori, diverse fantasie, cioè veramente sono meravigliose. Ancora ne ho acquistate soltanto due, però penso che la mia collezione aumenterà perché, come voi già sapete, io adoro le borse, ne ho tantissime, però non posso, ecco, spendere tantissimo per tantissime borse, quindi magari cerco di averne di più, però più economiche. E devo dire che queste sono veramente, cioè, bellissime. Adesso ve ne faccio vedere una, così vi rendete conto direttamente. La proprietaria manager di questa azienda si chiama Francesca Maduro. Potete seguirla su Instagram nei profili La Belle Rose e Francesca Maduro, che è il suo personale, e potete vedere già dalle storie, dal post, la professionalità e la disponibilità che ha verso appunto la clientela, quindi tutte noi. Io l'ho scoperta su Instagram e diciamo che è nato veramente un amore verso questa marca, perché mi sono veramente innamorata di queste borse. E adesso ve le faccio vedere. Faccio vedere il mio primo acquisto, che è questo zainetto bellissimo con la taschina multicolor, bellissimo. Cioè, io questo zainetto lo utilizzo tantissimo, c'entra di tutto. È proprio in questo video, appunto, farò il What's in my bag nella borsa e nello zainetto. Quindi io direi di iniziare prima con la borsa, così questo qui ve lo faccio vedere dopo, che la borsa è già piena, così poi vado a mettere il contenuto nello zainetto e vi faccio vedere la differenza delle cose che c'entrano nella borsa e che c'entrano nello zainetto. Allora, questa è la borsa con la tracollina. Il foulard non è incluso, io l'ho messo io per personalizzarla. Allora, la forma, che dire, è fantastica. La tracolla regolabile, perfetta. Quindi si può anche togliere e si utilizza senza tracolla. Sembra piccola. Allora, io mi sono meravigliata perché io comunque utilizzo sempre borse grandi perché metto tante cose in borsa, quindi ho detto, boh, non lo so, proviamo con una borsa piccola, ma non sono sicura che c'entra tutto. Quando invece l'ho ricevuta, cioè circa una settimana fa, ho detto, no, vabbè, c'entra tantissimo, cioè veramente non pensavo. Adesso vi faccio vedere praticamente tutto quello che ci entra e vi giuro che non vi prendo in giro, che ci entra davvero tutto quello che ho dentro. Quindi allora, l'apertura è così, si schiaccia il pulsantino e si apre, dopodiché per richiuderla si incastra così, bellissimo. A parte il rumore che fa, è fantastico, cioè vabbè. Allora, è così dentro, c'è la cerniera. Vi faccio vedere il contenuto. Allora, diciamo che non è neanche tantissimo, non è tanto piena, perché in questo momento non l'ho riempita, però c'entra ancora di più. Allora, iniziamo con il portafoglio. Poi una spazzolina, igienizzante mani, formato piccolino, quello di brochet, l'ho travasato praticamente in questa boccettina più di averlo più a portata di mano. Io lo spruzzo direttamente dalla borsa, nel senso che lo posiziono dritto, vado lì, premo, neanche uscirlo a volte. Poi un'agendina con la penna, questo qua l'ho preso da Tiger, quindi è super comodo avere un'agendina in borsa con la penna. Poi nella taschina qui ho messo dei fazzoletti. Poi nella taschina invece da questo lato qui ho uno specchietto, questo qui di Acquasapone, quello con i LED, mi sembra che ve l'avevo fatto vedere in un video precedente di What's in My Bag, questo qui, che non si accendono le luci. Ok, fa falso contatto, ce la possiamo fare, ragazze. Ok, qui ci sono le luci. Ok. Poi, allora, ci sono ancora tante cose. Queste, le calatine, adesso me ne mangio anche una. Le ho comprate ieri e sono veramente, cioè mi ricordo ne mangiavo tantissime quando ero piccola, sono bellissime al latte.
fantastiche, quindi queste saranno sempre in borsa, anche perché ho preso il formato scorto, quindi tre pacchetti e poi le ricomprerò sicuramente, perché veramente sono immancabili queste caramelle, sono veramente belle e buone. Poi c'è questa pochettina che è una new entry trasparente, così vedo quello che c'è all'interno subito, e tengo un matitone, questo qui è quello nuovo che vi ho fatto vedere in un video precedente, spacchettamento. Poi una lima per unghie in vetro, un'altra igienizzante, questo di Sephora, mascara per le sopracciglia, correttore, c'è di tutto, veramente. Un balsamo labbra, questo qui è quello nuovo, natalizio, ancora deve uscire, fantastico, veramente, i mirtilli. Poi, cosa c'è dentro ancora? E questo, che così quasi dimenticavo, il mio profumo preferito di Brochet, il Tropical Temptation, è bellissimo, fruttato, bellissimo, io l'adoro questo. E niente, quindi questa pochette, e poi dentro tengo anche questa, che è una bustina furla, era del portafoglio, e dentro ci tengo le mascherine, quindi niente. Poi le caramelle ancora non le avevo uscite. E poi tengo anche questa, la salvettina per pulire gli occhiali. E di solito in questa taschina qui tengo anche il caricabatterie. C'entra veramente tantissimo, cioè ci sarebbero entrate tantissime altre cose, però non l'ho riempita perché comunque alla fine non è che mi servivano chissà tante cose, diciamo che mi sto migliorando e sto portando solo le cose essenziali. Diciamo che questa qui l'ho utilizzata sia di giorno che di sera con diversi outfit, si può anche cambiare il foulard volendo, oppure anche indossarla senza. Niente, questa borsa, dimenticavo, si chiama borsa Ida, c'è anche in arancione, in beige, sono veramente, cioè, e niente, quindi questo è il contenuto della borsa Ida, che è veramente bellissima, e questa qui costa 34,95€. E lì vale veramente. Ho lo zainetto, ho rimesso alcune cose della borsa dentro lo zainetto e ho aggiunto le cose che metto quando utilizzo questo zainetto per farvi vedere appunto la capienza, anche se comunque c'è ancora dell'altro, però qui non voglio appesantirmi troppo perché poi il peso si sente e non è neanche comodo perché è troppo pesante. Quindi allora ve lo faccio rivedere, questo qui, a parte che è super luccicoso, è bellissimo, diciamo questo. Qui ha la scritta il marchio La Belle Rose, ha questa taschina qui, e io direi di iniziare con la taschina dietro, è così, la catenina qui dietro, bellissima, e direi di iniziare appunto dalla taschina. Faccio vedere, vediamo insieme così, guardate che bello, c'è bellissimo questo zainetto, lo adoro. Cuffiette, che avevo dimenticato di inserire nella borsa, che ho sempre con me, spero non si siano attivate. Poi lo stesso sacchettino che vi ho fatto vedere prima delle mascherine lo metto qui a portata di mano, e poi andiamo a vedere l'interno. Allora, abbastanza pieno, vi faccio vedere quello che c'è. Allora, vi stupirò perché sembra veramente piccolo questo zaino, però c'entra di tutto. Allora, la stessa pochette con il contenuto di quello che vi ho fatto vedere prima, un libro, che è quello che sto leggendo per il momento, si chiama Il Potere dell'Intuizione, è molto bello questo libro. Poi sempre l'agendina piccola, a volte alterno anche con altre agendine un pochettino più grandi, però comunque ci entrano. Poi sempre la spazzolina igienizzante, sempre il portafoglio, in questo caso ho messo l'ombrello, ragazzi, sembra che non c'entra, però ci entra, perché proprio messo alla base è perfetto, perché questo zainetto è proprio più largo sotto e più stretto sopra, quindi le cose più larghe le metto sotto e poi il resto va sopra. Quindi questo ombrello, che in questo caso è mio ovviamente, targato di Brochet, perché ho tutti i Brochet, lo sapete, e quindi allora c'entrava anche volendo questa, che è la borraccia termica, e più o meno sono della stessa altezza, e c'entrano entrambi, solo che comunque poi ovviamente lo zaino diventa più pesante, quindi in caso se è una giornata piovosa metto questo, se è una giornata più calda magari avrò sete durante la giornata, quindi mi porto la borraccia termica con l'acqua fredda e sono a posto. Infatti quest'estate l'ho utilizzato, è sempre questa qui nello zainetto. Poi vabbè, c'è una taschina interna,
questo lato. E in questo caso c'è lo specchietto, poi c'è anche il caricabatterie, le caramelle di prima e questi. Ok, quindi il contenuto è questo qui. Sono stata molto veloce, però ecco, per ora sto portando poche cose in borsa, le cose essenziali. Ma io comunque questo genere lo adoro, se non sbaglio ci sono pochi pezzi ancora online, quindi se siete interessati, questo qui l'ho preso 20,95 con lo sconto, ma se non sbaglio adesso è 24,95, ma sempre buonissimo, cioè bellissimo. E niente, io sono praticamente innamorata di questo zainetto e della borsa, che per adesso sto utilizzando solo questa borsa e questo zainetto. Ovviamente dovrò utilizzare anche le altre borse, però per adesso mi sono vistate, veramente sono super comodi, oltre ad essere super comodi, belli. Anche questo lo metto con tutto, anche perché è super colorato, quindi anche se si è vestiti semplici ci sta con tutto. L'ho messo sia di giorno sia di sera, con un vestitino bellissimo, cioè sta con tutto veramente. E niente, quindi questi erano i miei pezzi della collezione, appunto la Bell Rose. Spero si ampli nel tempo, perché ovviamente adoro tutte le borse, quindi man mano le comprerò un po' tutte. Spero questo video vi sia stato utile per scoprire queste borse e soprattutto questa azienda, perché veramente seguitela su Instagram per vedere dal vivo proprio tramite le sue storie, l'amore che prova per il lavoro che svolge. Sapete che io è una cosa che adoro, proprio quando si riesce a trasmettere la passione per quello che si fa agli altri. Quindi come lei l'ha trasmessa a me, io cerco di trasmetterla a voi. Ovviamente non sono pagata per fare questo video, però ci tenevo a fare questa mini pubblicità perché mi sono trovata benissimo, quindi perché non condividere con voi che mi state seguendo, ecco, in questo periodo e stiamo crescendo sempre di più. Sono contentissima, stiamo arrivando ai 250, io veramente non ci credo, tipo io vorrei veramente arrivare a una community molto grande, però ecco, so che come tutte le cose bisogna avere pazienza, quindi io cercherò di postare più video possibili, così magari appunto cresciamo sempre di più giornalmente. Una cosa che volevo far vedere che mi stavo dimenticando sono questi qui, che sono sempre la Bell Rose, guardate che carini questi orecchini, perché appunto ci sono anche accessori, e ve li farò vedere in un prossimo video, perché spacchetterò una mystery box sempre targata la Bell Rose con delle sorprese all'interno. Vedrete il contenuto di questa mystery box nel prossimo video. Già l'ho girato, infatti mi vedrete vestita identica come sono adesso, ho cambiato semplicemente un accessorio per i capelli. Quindi se mi vedete vestito uguale per questo, perché l'ho girato insieme, mi seccavo cambiarmi. Quindi niente, vi mando un bacio, lasciate un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un like e ci vediamo alla prossima. Ciao!